Lì ci sono altri, occhio dove metti i piedi, eh. Sì. Qua ci sono altri macchinari più moderni. Chissà se qualcuno che lavorava qua vede i nostri video, vedesse i nostri video. E ricordare, no? Qua sono macchine più moderne, relativamente più moderne, anni 80-90. Enorme. Sì, lavoravano il tessuto. Sì, molto grandi. Vabbè, questa è un'azienda che produceva tanto. Magari qualche mio vecchio abito. È stato confezionato con la stoffa di stivi prodotta qua. Questo qua è impressionante, veramente. Bello Sì, molto grande, grande. grande, molto. Sì. Combisoft. Ci sono anche delle schede di produzione. Con tutti i parametri per farli funzionare, no? Ci sono delle schede dove inserisci dei dati, tipo controllo numerico, un po' meccanico. Sì, mi lascia, c'è ancora tutto il rame. Questa cosa mi stupisce. In genere, probabilmente ancora i radii di rame non l'hanno scoperto. Tanti macchinari. Anche qua. Andare verso destra poi, eh? Sì, qua ci siamo già passati, sì. Sì, bisogna andare verso di là. Di là. Penso per l'orientamento numero uno. Ah no, io sì, sono. Non ce l'ho l'orientamento. Un giorno faranno un GPS per Urbex e io sarò un. Anzi, magari lo brevetto io. Sarò sicuramente un cliente. Sì, qua vedi anche la pavimentazione in pietra. Cioè si vede che questa parte qua dello stabilimento è molto vecchia. Sì, anche macchinari enormi. Tanto è stato smantellato, ma tanto è anche rimasto, eh. Ecco, qua c'è il fiume. Una volta le aziende, soprattutto inizio secolo, avevano una propria produzione elettrica, no? E venivano costruiti proprio sul bordo del fiume per poter, soprattutto aziende del genere, tessiture, nanifici, cotonifici, avevano bisogno di molta elettricità per far girare gli impianti e quindi avevano i propri impianti di produzione energetica e quindi erano sempre costruiti in riva ai fiumi. Anche qua un pannello elettrico, ancora con tutto il rame. Ancora in buone condizioni. Sì, infatti. Sì, non è relativamente recente, sempre anni 90, una cosa così. Qua ci sono tutte le. Occhio dove metti i piedi, se devi venire qua. Queste mi dà l'idea di essere. Qua probabilmente erano dei forni, qualcosa del genere, per il trattamento, la cottura o il trattamento, sì, il trattamento della lana. Sono degli scambiatori di calore che sono stati smontati. Qua chissà quanto pesa sta macchina, un Infatti tonnellate. anche smantellarla, È un cioè. casino. Ma prima o poi qualcuno dovrà farlo, perché. Guarda qua, anche tutti gli impianti, qua qualche celebro leso ha spaccato tutto. Però questi pannelli di controllo anni 60 sono affascinanti, no? Guarda, tutta roba made in Italy, eh. Lo stop d'emergenza, la chiave per far partire, per avviare l'impianto. C'era qualcosa che aveva a che fare con la pressione? Sì, comunque qualcosa di. Sembrano tipo delle autoclavi.
mi dà l'idea di essere un autoclave, perché vedi anche, vedi il pannello, ci sono dei pannelli stagni a pressione, vedi? E qua gestivano pressioni elevate, no? E lo vedi dallo spessore, è pesantissima sta porta, sto portello. Lì c'è un tamburo, probabilmente era, questa qua sicuramente è un'autoclave, si vede, ha la pressione, è un'autoclave, decisamente. Non so cosa, se potesse servire l'autoclave, trattavano i tessuti, o i tessuti o il materiale per fare i tessuti. Lo lavavano, lo disinfettavano, lo cuocevano, non lo so. Qua tessuti. Anche qua c'è un discorso di temperature. Anche qua era tipo un forno, anche questo, vedi? Era un forno. Con delle cappe aspiranti. Qua probabilmente il tessuto veniva scaldato per qualche motivo. O magari lo stampavano, magari per la stampa serviva. Non lo so. O per la tintura. Magari per fissare la tintura veniva scaldato. Vedi anche qua tutte sono tipo delle autoclavi. Deposito, vedi? Qua c'era probabilmente una cisterna di gasolio che veniva utilizzato per fare andare le autoclavi, i bruciatori. C'è anche la vasca di contenimento. Anzi, forse non è neanche, questo mi sa che è olio combustibile, neanche gasolio. Non sento odore di gasolio. Probabilmente olio combustibile, guarda là è sporco, quindi sarà una cisterna d'olio combustibile, altamente inquinante, ma una volta si poteva fare, no? Non vedo amianto, non vedo isolamenti in amianto, quindi mi fa pensare che sì, fosse stato bonificato in passato. Fa freddo, eh? Fa freddo, sì. Oggi è un urbex gelido. Sì. Guarda. Vecchi bagni, vecchi proprio, con gli orinatoi, sembrano gli orinatoi dei Vespasiani che si usavano negli anni 50. Chiaramente qua ci lavoravano solo uomini, no? Verosimilmente, nella parte, diciamo, della produzione. Wow. Qua invece, provo a entrare, guarda, ci sono delle cisterne. Arrivo, guarda. Queste qua sono punti metallici. Per la chiusura delle casse o degli scatoloni. Sono delle grosse cisterne. Non so se riesco a inquadrarle. Un po' particolare. Cisterne d'acqua. Comunque il tessile utilizza acqua. Quindi... Sì, perché ci sono infiltrazioni. Guarda, qua era un magazzino. Vecchissimo. Scaffali sono vecchi, questi qua sono scaffali che sono qua da sempre, probabilmente. Idroestrattori a forza centrifuga. E probabilmente quell'autoclave con quel tamburo dentro era un estrattore a forza centrifuga. In pressione, calore, faceva qualcosa. Questo è un vecchio magazzino della manutenzione, sicuramente. Ci sono tutti i ricambi. Ricambi, sì. Sì, Dio dice di tutto.
Interruttori, sì. Questo era sicuramente il magazzino della manutenzione, senza dubbio. Qua ci sono dei ceppi, no, questa è. Sono dei mattoni refrattari, probabilmente, per forni o cose del genere. Anch'io pensavo fossero ceppi, vedendoli così, invece no. No, è argilla, è terracotta. Proviamo a salire? Sì, dai. Saliamo di qua, va bene? Sì, sì. Vediamo se porta da qualche parte sta scala. È solida, eh? Sì, sì. Porta all'esterno. Sì. Proviamo a risalire ancora più un altro piano. Qua mi sembra cominciano a esserci delle finiture un po' più pregiate. Probabilmente si va agli uffici. Addirittura il parquet. È solido? Sì, sì, direi di sì. Sì. Qua era probabilmente un archivio. Quantomeno non ha lasciato i documenti. Questo era sicuramente un archivio. Guarda qua. Sono dei campionari. Sono dei campionari di tessuto. Inverno 88-89. Vedi? Sì. Questo invece è del... scritto 22 dal... No. Anche qua ci sono, vedi? 1925, pensa a te. Sì. 25 questo campionario. Pensa a te. Roba 1925, 100 anni. Praticamente 99 anni. Deve essere anche un ufficio commerciale, magari. Sì, sì. Per vendere i prodotti potrebbero anche fare vedere. È affascinante sta... Sì, sì, guarda, tutti... Bellissimo. Bello, eh? Sì. 100 anni di... Questo è un catalogo di 100 anni fa. E questo è del 22. Quindi questo è probabilmente anche più vecchio. Guarda, inverno, uomo, 1930. Pensa a te. Questo è del 1930. Bellissimo. Wow. Messo. Qua è tutto il lavoro dei campionari, no? Sì. Guarda anche... Anche gli abiti, le braghe, i pantaloni. Qua c'erano tutti i campionari. Sì. Guarda. Campionario estate 1914. Guarda là. Pensa a te. È roba vecchia, eh? 73, questo è del 73. Qua c'erano tutte le campionature. Campionature, sì, questa è una stanza inutile. Tutto in cartongesso. Pareti in cartongesso. Ormai tessuto made in Italy ce n'è poco, eh? E ce ne sarà sempre meno. Guarda, qua c'è una comunicazione con l'altro edificio. Thank you.
Vediamo cosa c'è qua. Wow. Qua c'è tutta l'archivio. Anni 90. Tutta roba anni 90 questa qua. Dal 92 in avanti. Anni 80 anche, cioè. Note credito fornitori 85. Pensa a te. È bellissimo qua. Guarda questo ufficio proprio old style, no? Eh? Sì. Guarda qua. Peccato che sia un po' vandalizzato, vedi? Anni 80. Questa è tutta la parte dell'archivio. Erano proprio uffici vecchi. Guarda che bagni un po'. Eh? Contabilità o comunque. Sì, sì. Direzione. Un po' da colletto bianco, no? Eh no, dai, il bagno è. Sì, il bagno è bello. Col piano di marmo. E ci tenevano una volta ste cose. Rispetto ai bagni che abbiamo visto di là. Sì, vedi, i bagni degli operai. Altri uffici. Repertorio delle società italiane per azioni. Guarda, qua c'è, vedi? Guarda. Vedi con il. Qua c'era probabilmente un capo ufficio, un dirigente dell'azienda. Vedi? Questo qua è un. Che cos'è? Credo sia. Era un premium torneo. Ah. Di un... Ok. Sì, sì, qua c'era sicuramente. Sì, qualcuno che contava. Guarda, una bella sala riunioni. Qua si prendevano decisioni. Ti dirò, potrebbe essere questo l'ufficio, un ufficio dirigenziale. Vedi? Ha la sala riunioni e qua c'è la parte, diciamo, dell'ufficio, no? Con anche all'esterno la terrazza. No? Sì. Noti? Un po' che dominava sul cortile, no? Probabilmente era. Guarda, c'è anche l'orologio, che bello. Merita, eh? Mai tutto lasciato andare in disuso, in malora. E là si va, c'è tutta l'altra ala. E questo complesso è davvero enorme. Però d'altronde faceva lavorare migliaia di operai.